Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordet. A Milano, al Museo dei Navigli, con la General Manager dell'azienda Fiasconaro, la dottoressa Agata Fiasconaro. La vostra presenza qui a Milano? Diciamo siamo una realtà familiare, cerchiamo di far conoscere il nostro prodotto oltre i confini della nostra bella Sicilia. Poi a Milano abbiamo già da diversi anni un'accoglienza interessante. Noi siamo stati una delle prime realtà a rendere Made in Sicily il dolce tipico milanese, rivisitandolo appunto con gli ingredienti della nostra isola. Abbiamo appreso la ricetta meneghina e l'abbiamo un po' personalizzata con i gusti e i sapori della nostra terra. Ecco, tra l'altro voi siete anche conosciuti perché avete fatto una liaison, cioè una specie di joint venture con un grande artista del mondo dello showbiz e della moda. Sì, diciamo che dallo scorso Natale abbiamo avviato una collaborazione con la Dolce & Gabbana. Sono due realtà apparentemente molto diverse, ma con un unico appunto obiettivo. Da sempre sia l'azienda Fiasconaro che la Dolce & Gabbana l'obiettivo di valorizzare la bellezza, anche l'arte, e valorizzare anche la Sicilia. Quindi ci siamo messi insieme proprio con l'obiettivo di valorizzare quelli che sono le nostre radici. Ecco, tra l'altro qua al Museo del Naviglio ci sono parecchie, diciamo, eccellenze nel mondo del panettone. Voi cosa avete portato? Allora, diciamo i classici, sicuramente il tradizionale, perché è il panettone che permette un po' di abbracciare tutti i gusti dei consumatori, ma non mancano ovviamente le novità di quest'anno. La novità è il panettone tradizionale con vino vecchio Samperi di Sicilia. È un prodotto innovativo, oltre al lievitato si abbina con un vino che è il vecchio Samperi, che viene nebulizzato direttamente sul panettone per enfatizzare il gusto del vino. Insomma, grande classe. Ecco, facciamo un po' uno storytelling della sua azienda. Ci racconti? Allora, la nostra è una realtà familiare. Sono tre fratelli, Martino, Nicola e Fausto, che già 30 anni fa hanno portato avanti una tradizione familiare, perché tutto è iniziato da nonno Mario nel 53. È una storia, appunto, è un'azienda familiare. Siamo in Sicilia, a Castelbuono, in provincia di Palermo, e invece di produrre dolci dell'eccellenza siciliana, 30 anni fa il maestro pasticcere Nicola ha voluto avviare una sfida, la sfida quello di portare in Sicilia il dolce tipico meneghino. Da lì diciamo si ha inizio alla favola Fiasconaro. Noi siamo la terza generazione che avanza, abbiamo la fortuna di essere appassionati alla nostra realtà imprenditoriale familiare, quindi cercheremo di portarla avanti con l'obiettivo sempre di migliorare, di guardare al futuro, non dimenticandoci mai delle nostre tradizioni, delle nostre radici. Questa è l'Italia che a noi d'Italia da gustare piace incontrare, ma soprattutto raccontare. Ecco un cameo, una promozione, perché assaggiare per queste festività il panettone Fiasconaro. Per fare attraverso il gusto un viaggio in Sicilia. Grazie Agata e buon Natale! Buon Natale a tutti voi, buon panettone! Da Milano con Agata Fiasconaro è tutto, alla prossima rubrica!